Siamo
parole, sui ruoli della donna, nelle diverse fiumi di parole, fiumi di libri, e serve ancora parlare, sì, serve ancora parlare, soprattutto ascoltare le testimonianze di una persona che ha avuto grandi esperienze, che si è confrontato con culture diverse, perché molto spesso l'errore che facciamo tutti quanti è non aprirci, non relazionarci con il resto del mondo. Grazie a chi ha avuto questa esperienza abbiamo tutti quanti da imparare. Io insieme a tutti voi sono qui stasera ad ascoltare davvero con attenzione tutto quanto il dottor Caprari che ci dà per allargare la mente, per allargare i nostri orizzonti. Grazie ancora al dottore Caprari, grazie a tutti. Molto attiva in questo territorio. L'FIDAPA è un'organizzazione non governativa accreditata presso l'ONU, FAO, UNESCO, il Consiglio d'Europa ed altri organismi internazionali. Appartiene alla federazione americana BPW, Business and Professional Women, nata nel 1919, è composta in Italia da 11.500 soci distribuite in 300 sezioni su tutto il territorio nazionale. Il nostro movimento di opinione indipendente non ha scopi di lucro e tutte le attività che noi poniamo in essere sono finalizzate a promuovere, a sostenere e coordinare le attività delle donne e i diritti delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari. Quindi abbiamo come scopo primario proprio quello di sensibilizzare l'opinione pubblica su importanti tematiche e in particolare noi facciamo formazione e cultura. Come quindi proprio in questo seguendo questa linea, noi abbiamo deciso di aprire il nostro anno sociale 2018-2019 con questo importante evento culturale e affrontando una tematica molto interessante, che cioè quella che riguarda i ruoli, gli stili e i costumi delle donne nelle diverse epoche storiche e nelle diverse culture. Proprio per questo abbiamo scelto ed invitato il maestro per eccellenza, il dottor Antonio Caprari, che ci condurrà come solo lui sa fare. Io l'ho già sentito, sono veramente proprio alla scoperta dei meandri più affascinanti ed avvincenti di questo suggestivo mondo femminile. Prima di passare la parola alla giornalista Flavia Maria Pankevic, che condurrà questo incontro, voglio solo ricordarvi il nostro prossimo appuntamento qui a Casarano, il venerdì 28 settembre, la nostra sezione FIDAPA sarà impegnata nella cerimonia di gemellaggio con la sezione di Praga della Repubblica Ceca. Infatti nello scorso febbraio noi siamo andate durante un viaggio culturale a Praga, abbiamo avuto modo e l'onore di conoscere la Presidente Nazionale Lenka Stanka della Repubblica Ceca e i soci della sezione di Praga. E l'intesa è stata subito molto bella e molto forte, tant'è che loro verranno qui nel mese di settembre e il 28 presso il comune di Casarano, alla presenza del nostro sindaco, suggeriremo questa amicizia con questa cerimonia di gemellaggio. Però adesso non voglio rubare altro tempo e passo la parola subito alla giornalista. Il mio più caloroso saluto a tutti, speciale alla Presidente della FIDAPA di Casarano, Anna Maria Tunno, che ha scelto questo splendido luogo per realizzare questo incontro. Saluto il Sindaco Gianni Stefano, naturalmente il nostro autore, un giornalista e uno scrittore d'eccezione, Antonio Caprarica, e la signora Iolanta. Saluto anche Anna Maria Annuccio, segretaria del distretto sud-est della FIDAPA, vedo anche tanti amici Lions, la presidente di Casarano, altri amici, anche degli amici rotariani, grazie a tutti per essere intervenuti. Premetto che apprezzo moltissimo le finalità della FIDAPA e devo dire che da Lions mi fa piacere farvi sapere che per la prima volta dopo 101 anni dalla nascita dell'associazione abbiamo una presidente internazionale donna, un'islandese dal nome impronunciabile, Gudrun Ingro qualcosa, veramente difficile da... però
si sta battendo tantissimo perché le donne assumano sempre di più ruoli di leadership nel Lions Club International. Pensate, ci sono voluti 70 anni, dal 1917 al 1987, congresso di Taipei, per far entrare le donne nei Lions, era un'associazione solo maschile, ed altri 30 anni fino ad oggi per avere una donna presidente. Quest'oggi presentiamo un libro particolare di Antonio Caprarica, Royal Baby, vite magnifiche e viziate degli eredi al trono. E io vorrei, prima di fare un brevissimo escurso su quella che è stata l'emancipazione femminile, perché stasera si parla di ruoli delle donne e quindi bisogna vedere quando le donne hanno avuto la possibilità di assumere un ruolo, un certo ruolo, e vorrei appunto presentarvi l'autore, e reduce, arriva da Padova, dove è stato uno dei protagonisti del festival Future Vintage, e io ho trovato proprio sul sito del festival un curriculum sintetico che vi voglio leggere. La sua esperienza internazionale lo rende uno dei più autorevoli giornalisti italiani. La sua prima missione per la RAI è stata come inviato di guerra in Afghanistan e in Iraq, ed è stato poi corrispondente a Gerusalemme, al Cairo, a Mosca, celebre la sua intervista a Mikhail Gorbaciov, poi a Londra e a Parigi. Tornato in Italia è stato nominato direttore del giornale Radio RAI e di RAI Radio 1. Nel corso della sua avventurosa carriera ha vinto molti tra i più importanti premi di giornalismo e scritto oltre 15 libri, tra cui romanzi e racconti di viaggio. Aggiungo che dal 2010 è nuovamente a Londra come corrispondente e capo della sede RAI. Brevissimo excursus su quelle che sono state le tappe fondamentali dell'emancipazione femminile. Parto da una riflessione che ho fatto qualche settimana fa rivedendo un vecchio bellissimo film di Hitchcock, che in realtà avevo visto diversi decenni prima, Il caso Paradin. Ci sono dei ruoli in questo film, in particolare la moglie dell'avvocato, la moglie del giudice, che a un certo punto esprimono delle opinioni anche molto sensate, ma le esprimono dicendo: caro, scusa se oso parlare, io sono una sciocchina. Questo film è del 49, pensate. Quindi alla fine esprime chiaramente quella che era la posizione della donna, cioè l'impossibilità di esprimere un'opinione e anche l'irrilevanza dell'opinione delle donne. Ci sono voluti veramente molti anni per arrivare all'emancipazione femminile. Pensate, i primi tentativi ci sono stati già nel 1789 in Francia con la Rivoluzione Francese, i Cahiers de Doléances des Femmes che chiedevano i diritti per le donne. Poi saltiamo, cominciano già subito successivamente nel Regno Unito, ma dobbiamo arrivare ai primi del Novecento, ai movimenti delle suffragette, dobbiamo arrivare per il primo riconoscimento della possibilità di voto soltanto perché aveva 30 anni e fosse moglie, appunto ci fosse un capofamiglia, nel 18, nel 28 suffragio per tutte le donne nel Regno Unito, ma andando in Italia si arriva addirittura al 46, non dimentichiamo, le donne hanno votato per la prima volta le amministrative, l'assemblea costituente, il referendum monarchia-repubblica nel 46, e si è dovuto aspettare fino al 1975 per il nuovo diritto di famiglia e quindi la patria potestà, più padre, l'uguaglianza tra i coniugi, potestà maschile e femminile. E andiamo addirittura all'81 per la cancellazione del delitto d'onore e del matrimonio riparatore. Quindi vediamo la battaglia per i diritti delle donne è stata lunga, è stata difficile, in molti paesi del mondo è ancora al di là da venire ed è qualcosa, a mio avviso, su cui non bisogna mai abbassare la guardia. Stasera si parla di libri e di donne e io credo che due libri siano essenziali per tutte le donne, devono leggerli tutte le donne. Sono Il secondo sesso di Simone de Beauvoir, che per la prima volta rivendica, attraverso, raccontando una serie di episodi e poi interviste eccetera, rivendica i diritti per le donne, diritti civili, diritti politici, diritti giuridici, e del
credo anche del 49, Gallimard, il mitico Gallimard francese, e poi nel 61 con il Saggiatore in Italia, e poi il magnifico, consiglio a tutte le donne di leggerlo perché ha cambiato la vita di milioni di donne, tradotto in tutto il mondo, Donne che corrono coi lupi, di Clarissa Pincola Estè. Veramente un libro straordinario in cui si fa riferimento attraverso, in un modo visionario, altamente poetica, all'autrice statunitense e una psicanalista e anche poetessa, scrittrice, fa riferimento a storie, miti e leggende di tutto il mondo e ad ogni personaggio attribuisce una parte della psiche femminile, ma soprattutto elabora una teoria geniale, cioè fa riferimento all'archetipo di una donna lupo, di una donna fortissima che esisteva come antenata di tutte le donne, e sostiene che le donne abbiano una forza straordinaria e che la società abbia soffocato questa forza, però si può risvegliare. E una delle qualità straordinarie di questo archetipo femminile è appunto l'intuito, che ritroviamo nelle Regine di Antonio Caprarica, per esempio. Vado a parlare subito del libro di Caprarica, in cui ci sono delle straordinarie figure femminili. Il libro racconta, il libro innanzitutto è scritto con molta verve, è spumeggiante, è ironico, d'altra parte stiamo parlando di un fuoriclasse della penna, anzi meglio di un fuoriclasse della tastiera, direi oggi. E si parla dell'educazione, quindi dell'infanzia e anche degli anni di formazione di moltissimi principi, re e anche principesse, e si notano innanzitutto, è un excursus, è una cavalcata in mezza Europa e anche in Giappone addirittura, si parla di Carlo d'Inghilterra, si parte da Carlo d'Inghilterra, di cui veniamo a conoscere tantissime cose veramente sorprendenti, questa educazione spartana che ha avuto, e anche degli insegnanti addirittura il cui metodi sfociavano nel sadismo. Poi si fa un salto indietro nel passato e quindi si arriva a parlare degli anni di formazione di Giorgio IV, di Giorgio V, di Enrico VII, si parla si va in Italia con Casa di Savoia, in Germania con l'ultimo Kaiser, Guglielmo II, monarchia dei Paesi Bassi, monarchie scandinave, Felipe di Spagna e addirittura in Giappone, dove la monarchia, a differenza di quelle europee che sono cambiate perché si sono adattate praticamente al cambiamento dei tempi, lì l'agenda del cambiamento l'ha dettata l'America con la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale dopo Hiroshima, e quindi cancellata la natura divina dell'imperatore, che è veramente anacronistica a proposito di anacronismi, e poi anche la monarchia trasformata ovviamente da assoluta in costituzionale. Che cosa viene sottolineato in questo libro? La difficoltà di essere un royal baby e quindi la solitudine, l'impossibilità di una vita normale, le esperienze appunto di severità estrema ed anche spesso l'anaffettività delle madri. E direi che quello di Antonio Caprarica è un giudizio molto molto severo nei confronti di molti principi e di molti re, che lui descrive come inetti, assolutamente inadeguati a governare, se non addirittura debosciati. E invece salva, devo dire, molte regine, e sostiene addirittura che alcune regine abbiano salvato la monarchia, in particolare la regina Vittoria e la sua tris nipote Elisabetta II. Quindi molti re bocciati e alcune regine promosse. Ce ne vuoi parlare? Questo libro in realtà può essere erroneamente causa dell'argomento di cui io mi sono occupato con notevole frequenza, avendo vissuto a Londra quasi 20 anni e avendoci lavorato quasi 20 anni come corrispondente, e molti pensano che io sia diventato monarchico. Assolutamente no, sono repubblicano più che mai. Posso invece dire che mi sono innamorato profondamente di Elisabetta d'Inghilterra. Quindi il rapporto tra lei e me è un rapporto di amore, anche se lei non lo sa, ma io lo amo profondamente.
perché è una donna eccezionale, è una donna che non ha nessuna possibilità naturalmente di la sua maturazione, perché siamo 3 anni sposati e poi lei si trova in una situazione istituzionale un po' più complicata, ma ci sono tutte le ragioni del mondo per essere innamorati di una donna certamente speciale. Elisabetta è una donna speciale, molte volte quando faccio una dedica sulla frontespizio di questa di questo libro, io osservo che una delle protagoniste di questa storia è forse la prima donna in Occidente ad avere infranto quello che la pubblicistica femminista ha poi definito il soffitto di cristallo. Il soffitto di cristallo che, come sapete, limita il cielo delle donne. Mai, o forse in pochissimi altri mestieri in Occidente, ma anche in Oriente, in questo cielo di cristallo così incombente come sul mestiere della soprano. Intanto nella gran parte dell'Occidente europeo segnato dal marchismo, apro una piccola parentesi. Guardate che non è ozioso occuparsi di monarchie oggi, perché contrariamente a quello che immaginava Farouk d'Egitto, no? Che sarebbe arrivato il giorno in cui sarebbero rimasti solo 5 re e 4 delegate e la regina d'Inghilterra, e invece se date un'occhiata in giro al mappamondo vi renderete conto che ci sono ancora un sacco di monarchie in giro. L'Europa è piena di monarchie, non solo quella inglese di cui ci occupiamo con una frequenza che ce la fa diventare, come dire, una faccenda di casa, no? Siamo informati delle vicende coloniali di Windsor, come l'altro giorno che ero a Legnano Sabbiadoro, sono entrato in questo palatendone molto bello, c'era tanta gente, c'era una signora più o meno mia coetanea che mi aspettava all'ingresso per dirmi, dottor Cabrani, che l'aspettavo per dirle proprio questo, ma Hermione non se ne poteva scegliere una migliore. Dico, signora, me lo chiede a me. Però la cosa è divertente, perché diciamo che è un affare un po' nostro, no? È un parente nostro, insomma, voglio dire, come ci riguarda, ci tocca. Ma oltre agli inglesi poi c'è la monarchia spagnola, poi ci sono tutte le monarchie nordiche, che in questo libro io definisco le monarchie modello Ikea, che sono come l'Ikea, costano poco e le cambi con una certa facilità quando ti stanchi, diciamo. Quindi ci sono, e poi però se vai ancora in giro verso il sud, l'est del mondo, trovi che ci sono tutte le monarchie del Golfo, ci sono tutte monarchie invece assolutiste, insomma, che sono l'equivalente degli stati patrimoniali europei del 1600, 1700, pre-rivoluzione francese. Se vai ancora più verso il Balcano, è piena di monarchie, compresa la Thailandia, dove il re Bhumibol, che è morto 2 anni fa, disputava la regina Elisabetta con un altro permanenza sul trono per arrivare finalmente al Giappone. Quindi di monarchia c'è ancora tantissima in giro. Ora, il mestiere del monarca è in Occidente, non tocco le isole, se non mi sbaglio credo che fossero le isole Tonga, quelle studiate da Margaret Meadows come l'ultimo esempio noto sul pianeta di matriarcato, no? Sapete che in effetti, diciamo, le teorie antropologiche più updated sostengono o immaginano che le prime società umane avessero una struttura matriarcale proprio per il ruolo cruciale che la donna esercita in qualsiasi gruppo umano e la detentrice della vita. Dopotutto, in queste isole, che ancora oggi sopravvivono con un piccolo angolo di paradiso totalmente primitivo, ancora oggi il rapporto tra atto sessuale e paternità non è perfettamente chiaro. Molti immaginano che il bimbo sia concepito nel grembo della madre dal tuono, dall'acqua, dal fulmine, insomma, da qualsiasi fattore naturale, ma non c'è un nesso diretto col rapporto sessuale. Quindi non esiste l'idea della paternità. Adesso questo, diciamoci la verità, può sembrare un po' eccessivo anche, diciamo, a noi che siamo abbastanza evoluti ed emancipati, però non c'è ombra di dubbio che se le società originarie umane in qualche modo si erano organizzate attorno alla figura centrale della madre,
della donna, quelle successive patriarcali siano state improntate sulla costante ricerca da parte dei maschi di ridurre e conculcare le capacità creative e di reggimento. Ma guardate che questa roba è molto... In questi giorni mi capita di rileggere un vecchio libro, l'ho letto forse 20 anni fa, ero un po' dimenticato, che è una interessante biografia di Maria Stuart, quella che noi italiani chiamiamo Maria Stuart, Mary Stuart. Bellissimo esempio, peraltro, di inimicizia tra sorelle, questo le donne dovrebbero studiare, cioè questo rapporto tra Elisabetta Tudor e Mary Stuart, l'odio tra queste due donne, in nome di un potere che ha tutte le sembianze maschili. Beh, non molti forse ricordano che il capo del protestantesimo scozzese, John Knox, scrisse uno dei libri più celebri nella storia che condanna quello che lui chiama il mostruoso reggimento delle donne, una terribile filippica contro le donne sovrane, contro l'idea di una donna che governa. E uno dei testi più famosi del protestantesimo scozzese ed è una filippica contro le donne al potere, perché le donne, perché va contro la legge di, va contro la legge della natura, va contro la ragione e la ragionevolezza. E questo era un riformatore. Quindi il mestiere di sovrana o di sovrano è proprio uno di quelli in cui massimamente la donna dovrebbe essere tenuta da parte o accantonata. E invece il paradosso di questa vicenda, o se volete il paradosso quantomeno della vicenda reale, è proprio questo, fermo a quella inglese, poi parleremo anche delle altre, ma ripeto, quella inglese è quella che tutti noi conosciamo meglio, perché è come se fosse roba nostra, cosa nostra, ma non solo per noi europei, cioè lo stesso per gli americani, lo stesso per i papuasi, cioè ci sono delle ragioni che vedremo più avanti per cui la famiglia reale inglese è riuscita a diventare questa specie di vicenda collettiva che ci coinvolge ogni volta che c'è un matrimonio, una prima comunione, non la fanno, però come se ci fosse. La questione incredibile è che l'Inghilterra è oggi monarchica e la monarchia è ancora oggi, la regina è ancora oggi la istituzione più popolare del paese, ma a un livello di popolarità che non c'è leader democraticamente eletto che possa ambire di raggiungere, perché il consenso attorno a sua maestà, la mia innamorata, è dell'80%, che diciamo non esiste un presidente eletto, o primo ministro eletto, che abbia questo grado di consenso. Ma non è solo questo, io rilevo come in realtà la casa dei Windsor o la monarchia medesima sia salva grazie alle donne. Se voi prendete la casata dei Windsor, che diciamo facciamo, sapete che è una dinastia tedesca, no? Sapete che arriva in Inghilterra, sono di Hannover e arrivano a Londra nel 1714 quando Anna muore senza figli. Sono i parenti protestanti degli Stuart e vengono chiamati a occupare quel trono in nome della fede protestante e in nome dell'accettazione del primato del Parlamento. Quindi è già una prima costruzione di monarchia. I sovrani Hannover che arrivano a Londra sono, diciamo, politicamente abbastanza accorti, ma sono veramente dei tipaggi. Abbiamo parlato di debauchi, sono sì degli autentici debauchati, ma non solo i primi due o i primi, l'unico che si salva è il terzo, Giorgio III. Gli altri sono veramente fior di mascalzoni, femminari, giocatori, bari, cacciatori, guerrieri, cioè erano la quintessenza della debauche, dello spreco, dello sperpero. Pensate che Giorgio IV era riuscito nel 1795 per inseguire i propri piaceri, che era un grazie beato lui, che volete che vi dica, la fine dei conti, se voi lo guardate da un punto di vista massimo, uno non può trattenere un moto di ammirazione nei confronti di un uomo che riesce a sperperare 1 miliardo di sterline attuali inseguendo i suoi piaceri.
Cioè nel 1795 Giorgio IV a Florascato cede alla preghiera del Parlamento di sposarsi e dare finalmente un erede al trono a condizione che il Parlamento gli paghi i suoi debiti. 1 milione di sterline del 1795, circa 1 miliardo di sterline ogni anno. Come le ha accumulate? Inseguendo le donne, costruendo un palazzo, sperperando le carte, insomma così. Quindi la storia dei monarchi maschi di casa Windsor, come giustamente sintetizza in una bellissima battuta di una sua collega, George Bernard Shaw, nel 1897, la seguente. Shaw dice: l'Inghilterra ha sempre avuto milioni di fruttivendoli per bene, non ha mai avuto un monarca per bene. Quindi la casa reale sarebbe già stata travolta dalle rivoluzioni, molte delle quali sono state spente, se volete, provvidenzialmente, dall'apparizione di una donna, la regina Vittoria, prima di morte. Adesso non vado indietro alla grande Elisabetta, e lascio perdere anche la regina. Ma Vittoria è una ragazza di 18 anni e quando arriva sulla scena politica inglese, l'Inghilterra è assolutamente affascinata e sedotta da questa giovinetta innocente pura che arriva dopo quelli che gli inglesi avevano ormai preso a chiamare di gruppo come The Wigdoms, gli zii debosciati. Dopo gli zii debosciati, Giorgio IV, Carlo IV, di Cornovale, cioè arriva finalmente questa ragazzina pulita, netta, chiara, cioè. E guardate che introduce l'età vittoriana, non casualmente, se voi ci fate caso, nella storia monarchica inglese, le grandi età sono l'età elisabettiana, la prima età elisabettiana, l'età vittoriana, la seconda età elisabettiana. La seconda età elisabettiana è quella presente, è quella in corso. Ora, dove sta qui la grandezza di questa donna? Intanto sta nella circostanza che lei è riuscita a scrollarsi addosso lo stereotipo a cui le donne erano chiodate, ricordava Flavia poc'anzi, ancora, in tutta la prima metà del Novecento. Elisabetta nasce nel 1926, fino all'età di 10 anni, come sapete, non è destinata al trono, è semplicemente una principessa di casa Windsor, figlia di un cadetto, non ci sono, lo zio che è sul trono Edoardo VIII giovanissimo, quindi ci sono ampie possibilità che conduca le Damasco, eccetera, perché queste ragazzine, lei lo sa, la Margaret, non vengono formate con la rigida educazione che io descrivo in questo libro per tanti reni maschi, ma con l'idea che si aveva allora dell'educazione femminile, che era a dire poco piuttosto lasca. Nel senso che l'istruzione di Elisabetta prevedeva 3 ore di studio la mattina, divise tra un poco di matematica, un poco di storia dell'arte, un po' di letteratura inglese e soprattutto tanto francese, perché una principessa non poteva non parlare francese. Infatti Elisabetta parla, pochissimi inglesi parlano il suo perfetto francese. Per il resto, niente. Tant'è che la donna, la regina Mary, un altro formidabile prototipo di donna, cui si deve gran parte della trasformazione della monarchia inglese agli inizi del Novecento, la regina Mary un bel dì va a trovare la Queen Mum, la famosa, la mamma di Elisabetta, no? Sapete, quella signora che ha contribuito così tanto alla diffusione del gin tonic nel mondo e soprattutto a casa sua, che era una signora che dimostrava come le donne reggano bene anche l'alcol, devo dire la verità, benissimo. La regina Mary si lamenta con la nuora proprio del fatto che le sue nipotine, che dopo tutto sono donne che crescono a Londra del trono e quindi insomma, avrebbero diritto e forse anche dovere di avere un'educazione più solida, più forte, eccetera. La risposta della regina Mary è sconcertante, considerate che viene data agli inizi degli anni 30, cioè, che sciocchezza, ma quando mai si è visto che le donne devono studiare tanto? Dopo tutto, io e le mie 4 sorelle, che erano 4 sorelle,
Non ci siamo mica ammazzati di fatica sui libri, eppure abbiamo fatto tutte ottime matrimoni. Una addirittura eccellente, lei naturalmente, che aveva sposato il Duca di York. Quindi l'idea che per quale ragione una donna doveva studiare e imparare a essere preparata, questa è la donna che invece si ritrova sbalzata subito. Ma si ritrova sbalzata subito, però appena mai. Adesso è vero che ha avuto una grande fortuna in vita sua, ed è stata quella di trovarsi con il suo primo premio, un signore che si chiamava Winston Churchill. Ma per darvi l'idea di chi è Elisabetta d'Inghilterra, questa è la donna che a 25 anni, no, un po' di più, perché è salita a trono a 26 anni, bene, 3 anni dopo, nel 1955, quando non aveva ancora compiuto 30 anni, è lei a licenziare Churchill quando si rende conto che non è più in grado di assicurare un governo stabile del paese. Ora, una signora di questa tempo, di questo tempo, completamente autodidatta, si può non ammirarla e non ritenerla una statista di grandissimo livello, aggiungendo, e concludo, che questa signora ha presieduto al cambiamento più radicale che l'Inghilterra ha conosciuto nell'arco di questi 100 anni. Finita la seconda guerra mondiale, mentre gli sconfitti si rialzavano, Italia, Germania, aiutati dagli americani, si lanciavano in una grande ripresa economica, l'Inghilterra aveva vinto la guerra, aveva perso la pace e aveva perso soprattutto l'impero. E quindi, sapete, il passaggio è stato mica uno scherzo tra l'essere fino al 1920 il più grande impero mai apparso sulla faccia della terra e ritrovarsi nel 1947 isoletta sperduta nel mare del nord, in cui il giorno delle nozze, sapete che il giorno delle nozze di Elisabetta nel 1947 al Premier Attlee i grandi giornali popolari inglesi chiesero ovviamente di proclamare un giorno di festa nazionale, come è stato ad esempio durante le nozze di William e Kate del 2001. C'è la risposta dietro che fu la seguente, e poi gli inglesi sono di tosti: festa nazionale, un paese dove c'è il razionamento delle patate non può permettersi un giorno di festa. Bravo. Fine. Questa era l'Inghilterra. Quindi era un paese sull'orlo di conflitti terribili. Se questi conflitti non sono esplosi, se la società inglese non si è frantumata e non si è combattuta ferocemente un pezzo contro l'altro, è in larga misura dovuto anche alla capacità costante di mediazione, di compromesso, di moral suasion, come si usa dire, esercitata in tutti questi decenni da questa donna decisamente speciale. Che poi ti lascio la parola, diciamo, l'unico problema che ha avuto è che a un certo punto ha incontrato un'altra donna decisamente speciale che si chiamava Margaret Thatcher, e i rapporti tra le due non erano affatto di piacere. Nel libro tu parli fai riferimento alla mutazione genetica della monarchia, la definisci così molto argutamente, e quindi poi parli delle monarchie Ikea, delle monarchie in bicicletta, dei paesi scandinavi, ma anche fai un'affermazione che mi ha molto colpito, e cioè che oggi le uniche donne capaci di fare le principesse sono le borghesi. Ci vuoi parlare di questo? E beh, anche qui bisogna sempre partire dalla realtà, sì. E cercare una spiegazione al dato di cronaca sotto i nostri occhi. Ora, come potete vedere, andando da Occidente a Oriente, in Europa non c'è principessa ereditaria, figura regina, attuale regina, che non nasca, non dirò da umili nomi, ma non nasca comunque da famiglie borghesi, medio borghesi, alto borghesi, ma famiglie borghesi. Ci deve essere una spiegazione per questo, ma c'è una spiegazione perfino nel caso di Carlo, se proprio vogliamo, facciamo un passo indietro. Perché Carlo sposa Camilla? Non è vero che Camilla,
Camilla, quella che si voleva sposare, che poteva sposare. Perché Carlo sposa Diana? Perché Carlo sposa Diana? Non è vero che gliel'abbia imposta, non è affatto vero. La stessa lettera che viene spesso citata, che dovrebbe dimostrare che Filippo gli dice: beh, sposatela, non fare tante storie. In realtà, invece, è una tipica lettera di una persona di una certa età che ha un istinto cavalleresco di protezione di questa ragazza, e dice: beh, insomma, adesso è un anno che le stai attorno, che le ronzi attorno, deciditi, perché se no la comprometti, la sposi o la sposi. Filippo era ancora fermo al mondo pre-guerra, negli anni, alla fine degli anni 70, ormai la compromissione di una ragazza per la frequentazione anche di un principe era un'idea piuttosto antiquata, però era la preoccupazione che invece Filippo manifesta al figlio, gli dice: beh, deciditi, o la sposi o non la sposi. E a quel punto Carlo si decide e, come si dice, posto questo, fa la domanda. Ma perché fa la domanda a te? Allora, la questione vera è che prima di arrivare a Diana, il povero Carlo, dico povero perché io confesso di avere sempre provato una grande simpatia per Carlo in Inghilterra, forse perché sin da ragazzino sono stato abituato a difendere i più deboli, e tra lui e Diana quello più debole mi sembrava lui, devo dire la verità. Lo era certamente dal punto di vista dell'immagine, perché di fronte a questa donna meravigliosa che era Diana, francamente, ma poi guardate, ma non c'è maschio al mondo che sarebbe uscito indenne dal divorzio con Diana, con la donna più glamorosa, più affascinante, più seduttiva del pianeta, più ammirata, più venerata del pianeta. Bene, il povero Carlo, tuttavia, prima di arrivare a Diana, cioè a 13 anni di meno, aveva più volte chiesto la mano di ragazze di cui era un bambino e che erano un bambino di lui. E queste figliole erano tutte quante con i regolari 4 quarti o addirittura 8 quarti di nobiltà, cioè la figlia del duca di Wellington, la figlia del duca di Westminster, la nipote di Lord Mountbatten, insomma tutte le ragazze di un lungo elenco di aristocrazia, di altissima aristocrazia britannica. Tutte quante gli hanno risposto di no. Adesso no, non fate così con la testa perché siete convinte che nessuno si sposa Carlo, perché non è vero, Carlo da giovane era un bel giovane, non faccia così, era un bel giovane. Era un bel giovane, perché se tutti quelli con le orecchie a sventola non si sposano, buonanotte, andiamo con te. Carlo era un bel giovane, sportivo. Non è che ci sono tanti ventenni in giro per il mondo che si buttano col paracadute, che portano gli aerei, che comandano la nave a combattimento, che si sono laureati a Cambridge, richiamo l'attenzione anche sulla circostanza che Carlo è il primo Windsor laureato, è il primo dottore in casa Windsor, vedi come si somigliano, come fosse una casa di contadini, è il primo dottore in casa Windsor e Carlo, laureato, badate, a Cambridge, non a Tirana. Perché dicono di no a Carlo? Anche delle ragazze che sono assolutamente innamorate di lui, che lo trovano piacevole, gradevole, divertente, gli dicono di no perché sono tutte giovani donne, sto parlando del decennio 70, quindi dopo la grande rottura del 68-69, che è diciamo, una data a mio avviso cruciale anche per l'emancipazione femminile, sono tutte giovani donne belle, intelligenti e ricche, che capiscono perfettamente che andare a fare la regina significherebbe rovinarsi la vita. È tutto lì. Dicono di no perché è molto meglio fare la duchessina di Westminster piuttosto che andare a fare la regina, perché quello è un lavoro ed è un lavoraccio. Lo so che quando dico questo tutti dicono sì, però è sempre meglio che fare il minatore, non c'è dubbio. Anche il giornalista è meglio che il minatore. Tuttavia, sono lavori che possono essere ugualmente duri. Quello della regina è certamente un lavoro durissimo. Diana, tra l'altro, negli anni in cui Carlo
doveva sposarsi, perché a un certo punto arriva, insomma, la monarchia ereditaria come si giustifica? Si giustifica perché c'è l'erede, se non c'è l'erede che monarchia ereditaria è? Quindi arriva un punto che l'erede si deve sposare. E non era mica facile con i requisiti richiesti a una sposa reale ancora nel decennio 70, quando una sposa reale, una futura regina, doveva necessariamente essere aristocratica, protestante e vergine. Adesso aristocratica e protestante ancora se ne trovavano, ma allora le vergini non ce n'erano più negli anni 80, quindi probabilmente Diana era una delle ultime rimaste. E si innamorò nel modo, come dire, più innocente, più fanciullesco del principe azzurro. Fu per lei veramente un innamoramento. Per lui fu un'altra storia. Ma quello che Diana non aveva capito è precisamente quello che invece hanno capito le regine di oggi, le principesse di oggi. Vengono chiamate a fare un lavoro. Ricevono non una proposta di matrimonio, ma un'offerta di lavoro. E questo lavoro può essere anche un lavoro fastidioso, intanto lo è certamente perché ti priva totalmente della tua libertà personale, cioè nel momento in cui tu accetti di entrare in quello che Diana chiamava the guild cage, cioè la gabbia dorata del palazzo, tu non sei più tu, sei la principessa del Galles, sei la duchessa del Sussex, cioè sei una istituzione. Parlavo prima con una signora che era venuta per, eccola lì in fondo, per intervistare. Sapete che l'Inghilterra non ha una costituzione scritta. Il sistema istituzionale britannico poggia solamente sulle leggi del Parlamento e sui diritti reali e sulle tradizioni. Non c'è una costituzione approvata. Questo sistema costituzionale materiale non scritto funziona egregiamente e però ha trovato nell'Ottocento un riassunto, un profilo molto preciso a opera di un grande giornalista che è anche il fondatore dell'Economist, Walter Pagel, che ha scritto un testo che si chiama The British Constitution. In questo testo fa un'osservazione che è molto interessante, perché dice il corpo di genio degli inglesi è stato quello di collocare al vertice delle istituzioni dello Stato una famiglia, perché la presenza di una famiglia all'apice delle istituzioni rende questa sommità meno austera, meno severa, meno intimidente, la rende più umana. Benissimo, è un'osservazione corretta, ma c'è l'altra faccia della moneta, quella famiglia, proprio perché è il vertice delle istituzioni, perde le sue caratteristiche di famiglia, diventa quella unità totalmente anaffettiva che si riscontra nella maggior parte delle famiglie reali. Elisabetta e i suoi figli, Elisabetta non è una cattiva, non è una sprovvista di istinto materno o di amore materno, ma semplicemente vedeva i suoi figli mezz'ora al giorno perché non aveva tempo di vederli più, non aveva tempo di passare. Poi, se volete, c'è anche un elemento più profondo, questo davvero psicanalitico, perché dopo tutto, e non casualmente, uno storico inglese contemporaneo, Stark, dice gli Hanover hanno sempre trattato i loro figli come fanno le altre, ci camminano sopra. Perché questa inimicizia? Ma pensateci un attimo, qual è il mestiere del principe ereditario? Di aspettare la morte di mamma? Allora, se il principe ereditario aspetta la morte di mamma o di papà, mettetevi anche dal punto di vista del sovrano. Io ogni volta che vedessi passare davanti a me il primogenito, toccherei il ferro, sto giù, e quello sta lì che sta aspettando di tirarmi le scarpe, facciamoci chiaro. Quindi c'è anche un elemento non dichiarato, non detto, ma è, se volete, un elemento di ineliminabile ostilità personale che rende molto difficile la vita all'interno di queste famiglie. A questo si aggiunga il genere di educazione molte volte
assolutamente disciplinaria e da casella che accompagna l'istruzione di questi giovanotti destinati al trono, perché per gli altri va molto meglio. Prendete il caso di Harry, no? Harry non farà il re, non dovrà fare il re, che è anche la ragione per cui gli hanno lasciato sposare la divorziata afroamericana. Insomma, ho i miei dubbi che William avrebbe potuto compiere quella scelta con Anano per libertà. Voi vi immaginate che cosa sarebbe successo il giorno che sul trono d'Inghilterra fosse salito un re di pelle leggermente abbronzata? E il futuro, E il futuro. E a me questo piace molto. A me piace pensare onestamente, poiché, insomma, penso che molti di voi lo sappiate, se avete conoscenza, certamente lo sono i miei lettori. Io sono un convinto, convintissimo, totalmente convinto sostenitore di due cose fondamentali. Uno, il cosmopolitismo. Sul mondo, nel nostro mondo non ci sono le razze, c'è una sola razza. Era quello che diceva quel grande genetista italiano che è morto da poco, Sforza, c'è una sola razza, il resto è solo pigmentazione della pelle. C'è una sola razza. Ci sono tradizioni diverse, ci sono culture diverse, conoscimenti diversi, certo, ma il dono principale che ci ha fatto il buon Dio è quello di essere in grado di spiegarci, comunicare, parlare e darci il dono. Ci sono due cose di cui sono assolutamente convinto. La prima è questa, e la seconda è che non c'è futuro per questo mondo se la metà del mondo, le donne, non prendono tutto intero il posto che devono prendere. Una delle ragioni fondamentali dell'arretratezza del mondo musulmano è proprio la circostanza che in quella metà del pianeta la componente femminile non sia riuscita a liberarsi e emanciparsi quanto è accaduto in Occidente. Ma questo non è mica un problema solo del mondo musulmano, scusate, è anche un problema del mondo italiano, senza bisogno di burka, di veli, ma in un paese in cui l'occupazione femminile è al 40%. Ma secondo voi, ma dove passa il paese? Ho visto, adesso io non voglio polemizzare con nessuno, ma ho visto che una delle prime misure del nuovo governo è stata un presunto decreto dignità, in cui per la verità si scambia la dignità del lavoro con il posto fisso. La dignità del lavoro non è il posto fisso, la dignità del lavoro è il lavoro, che naturalmente nel nostro tempo non può mai essere fisso, perché è il tempo della grande mutevolezza, quindi non c'è nulla, insomma, che possa durare più di un certo numero di anni. Ma a me sarebbe piaciuto e avrebbe guadagnato istantaneamente il mio voto il governo che come primo provvedimento avesse varato una legge per favorire l'occupazione femminile e per far crescere l'occupazione femminile. Questi sono i punti della politica e queste sono le questioni su cui vale la pena veramente dibattersi, no? Credo. Prima di passare al pubblico, insomma, la parola, se c'è qualcuno che vuole fare domande, io vorrei fare un'ultima domanda, un'ultima considerazione. Il fil rouge che attraversa tutto il tuo libro è di fatto il chiedersi il significato, la funzione della monarchia oggi. Parli spesso di anacronismo e mi ha colpito molto il fatto che tu hai raccontato che in un incontro con il principe Carlo hai avuto la possibilità di parlargli e l'hai chiesto qual è oggi la funzione della monarchia, e lui ti ha risposto in un modo secondo me geniale. Poi in un particolare momento negli anni 90 ha detto siamo una soppopera, e qui vorrei un attimo citare, certo, vorrei citare quello che tu dici, appunto, perché la domanda cruciale è se abbiano ancora un senso le monarchie. Si parla di lotteria biologica, fai riferimento a Marx che considera le monarchie ereditarie il primato della zoologia. E tu dici, dopo tutto, a fine Ottocento, per sopravvivere, hanno ceduto il potere
in cambio dell'autorità morale. E per, poi hanno scambiato anche questa per l'accesso al primato della celebrità mediatica. A che punto termina la mutazione genetica? Ecco, e qui vorrei che tu ti inserissi. Il significato della monarchia, quale può essere ancora ai giorni d'oggi, visto che ormai, come tu dici nelle pagine finali, tutti alla fine potranno diventare re, vista questa democratizzazione, questo accesso? Ma è chiaro, almeno anche qui, a giudicare dai dati di fatto, insomma, dalle cronache che abbiamo sotto i nostri occhi. Carlo, nella sua risposta sulla sua opera, ha dato prova dell'intelligenza di cui io parlavo prima. Se ci fate caso, le monarchie che sono sopravvissute in Occidente hanno dovuto scegliere solamente due strade. Hanno scelto due strade. La prima è stata la strada della cosiddetta normalità, che è una strada però scivolosissima. La strada della normalità vuol dire dire ai sudditi: no, guardate, ma noi siamo come voi, siamo uguali, siamo la stessa cosa. Sì, ci mettiamo la corona ogni tanto, ci mettiamo il mantello, rappresentiamo la nazione, ma fondamentalmente noi siamo come voi. Ecco, le monarchie in bicicletta, le modello Ikea di cui parlavo prima. Il tentativo che a un certo punto fa anche Elisabetta, agli inizi degli anni 50, quando per la prima volta manda, e Carlo è il primo principe del sangue, il primo erede al trono, a frequentare una scuola naturalmente, una scuola pubblica, un fè pur dire, insomma una scuola per l'elite, si capisce, ma è il primo principe ereditario che esce fuori dalle mura della reggia, dai muri della reggia, dove fino ad allora si erano svolte sempre, si erano tenute le lezioni per l'educazione dei principi. Si allestiva un'ala della reggia, e quella era destinata ai figli del re o della regina. Carlo è il primo che viene portato fuori, che va a frequentare una scuola primaria a Kensington, con l'assunto che è la dimostrazione che anche la monarchia vuole aprirsi alla società, i principi crescono come i sudditi. Strada totalmente impraticabile, almeno in Inghilterra, di cui ha fatto le spese il povero Carlo, perché i sudditi di domani, avendo a disposizione oggi il re di domani, si avvantaggiano anzitempo e quindi lo bullizzano come si potrebbe fare, ed è quello che anche non solo, ma l'arrivo del presunto scolare normale rende impossibile la normalità della scuola che lui viene mandato a frequentare, perché ogni mattina davanti alla scuola si formano legioni di giornalisti e fotografi che stanno lì per scattare la foto, rubare la frase, eccetera, in un crescendo veramente esasperante, che a un certo punto spinge Filippo a prendere anche una posizione pubblica molto dura. Arriva un momento in cui, quando Carlo va alla scuola secondaria, su un giornale, su uno dei tabloidi, escono addirittura, siccome in quella scuola andava a fare i capelli di un barbiere di Hallows, andava a fare i capelli degli studenti, questo barbiere di Hallows rivela la vita del principe dentro questa boarding school, su uno dei grandi tabloidi. Quindi, insomma, si vedeva tutto, anche perché, guardate, la stampa popolare inglese paga per questi racconti privati riservati. Quindi la scelta era o riportare Carlo dentro casa, o rassegnarsi alla trasformazione della monarchia in realtà in una specie di reality show. I Windsor sono stati il primo autentico reality show che si è visto sulla televisione del pianeta. Tutto quello che faceva, raccontato per film, per sé, dai, quando è arrivato a un certo punto, il momento, diciamo, della resa totale, è arrivato nel 1969, quando per la prima volta la regina ha addirittura aperto
l'esame di Marco Campana sarà televisione, realizzando un'ora di documentario sulla vita dei Wilson, sempre come virgolette famiglia normale. Quindi questa roba qui è la strada che hanno battuto le monarchie del nord, dove appunto i sovrani in bicicletta, l'ultima, come sapete, in Svezia si è appena fidanzata con il suo personal trainer, immediatamente nominato per Curlandia, tutte queste belle robe qui. Per questo invece è nata una dimensione diversa, sempre grazie alla televisione. Questa dimensione è quella che Carlo ha indicato come una sottobattuta, è una soppopera. È una soppopera che ha conquistato il pianeta, diciamoci la verità. Perché è vero che ci sono, nel caso inglese, ci sono due piani di cultura. Da un lato c'è la grande stima personale che ancora e che riflette il capitale di credibilità che la monarchia, che i Windsor hanno consegnato alla loro figlia durante la guerra. Oggi che giorno è? È l'8 settembre. Per noi italiani, spero anche per i più giovani, questo è il giorno di lutto, è il giorno della morte dello Stato, è il giorno in cui il nostro re è scappato come un coniglio per sottrarsi agli occupanti, lasciando che l'esercito andasse in malora e il paese affondasse. Bene, in Inghilterra, tra l'estate del 1940, tra il giugno del 1940 e il giugno del 1941, 300 notti su 365, la Luftwaffe hitleriana ha rovesciato tonnellate di bombe che hanno, come sapete, hanno addirittura fatto nascere l'espressione, no? Coventryzzate, cioè Coventry, che è una cittadina a poca distanza da Londra, fu completamente rasa al suolo, da cui il verbo coventryzzare, quanto uno bombarda ha fatto. Ma non solo Coventry, anche Londra bombardata notte dopo notte, l'East End fu completamente distrutto. Io ho lavorato a Londra per 20 anni a Bruton Street, di fronte a un palazzo dove c'è una targa che ricorda che in quel luogo era nata il 21 aprile del 1926 Sua Maestà la Regina Elisabetta. Ricorda in quel luogo, ma il luogo non c'è più, perché era la casa dei nonni di Elisabetta, che fu rasa al suolo da una bomba tedesca che colpì il centro, una delle tante che colpì il centro di Londra. Il quartiere di Soho fu completamente raso al suolo, quello dove adesso andiamo tutti quanti a divertirci, a mangiare, i ristorantini, eccetera, e via raccontando. Nel pieno della Blitzkrieg, come si chiamava all'epoca, della battaglia d'Inghilterra, nel pieno di quel conflitto, le bombe cadono anche sul Buckingham Palace. E in uno di questi casi, cinegiornali dell'epoca andarono naturalmente a riprendere la scena e a riprendere la regina madre, la signora del Gin, che con la sua borsetta e i suoi tacchetti si aggirava tra le rovine della cappella buttata giù, la quale, con grandissimo istinto mediatico, si voltò alla cinepresa e disse: adesso posso guardare in faccia senza vergognarmi gli abitanti dell'East End, perché anche lei si era presa la sua razione di bombe. E quando un giornalista le chiese per quale ragione, sapete che molte grandi famiglie inglesi, aspettandosi da una settimana all'altra l'invasione nazista, che sembrava ormai cosa certa e preparata, molte grandi famiglie avevano mandato lontano le mogli dei figli, andate in camera. E un giornalista chiese alla regina madre perché anche le principesse, visto che erano le re del trono, non fossero andate in camera. La risposta della regina madre, grandissima donna di comunicazione, di marketing, oggi sarebbe, secondo me farebbe concorrenza ad Amazon se ci fosse, sarebbe fantastica, un gran personaggio della regina madre. La risposta della regina madre fu: le principesse non partiranno mai senza di me. Io non partirò mai senza il re, e il re non lascerà mai loro.
perciò restiamo tutti qui. Che differenza. Ecco, se l'avesse fatto forse anche il Savoia, chissà, forse la storia istituzionale d'Italia sarebbe diversa, quindi diciamo ci sono molte ragioni per la sopravvivenza di un'istituzione che resta anacronistica. Questo io non voglio lasciare dubbi, diciamo, e mi chiedo onestamente quanto resisterà anche in Inghilterra, soprattutto se la strada della modernizzazione della monarchia nei paesi del nord come in Inghilterra, come in Spagna, è la strada della sopravvivenza. Però, ripeto, già oggi, no? Già oggi le consorti dei sovrani sono tutte delle normanne borghesi, va bene? Uscite da ottime scuole private, insomma, magari, certamente, ma sono delle borghesi. Ma se le mogli sono borghesi, i principi ereditari, che cosa sono? Cioè, dove sta quella purezza del sangue che è la giustificazione storica medievale della monarchia? La monarchia è una istituzione medievale che nasce dal rapporto diretto tra il Padre Eterno e l'uomo che giunge per guidare il suo gregge sulla terra. Ma siccome noi non abbiamo più questo convincimento oggi, come fa la monarchia a giustificare? Questo è l'interrogativo vero con cui tutte le monarchie devono cimentarsi, a meno che non diventino, come suggerisce Carlo, una soap-opera. E come soap-opera sono fantastiche. Onestamente, dove lo trovate voi uno sceneggiatore che si inventa il matrimonio con un'afroamericana nuziale? Eccezionale, lo trovo eccezionale. Grazie ad Antonio Caprarica per questi suoi straordinari, interessantissimi interventi. Ci sono domande nel pubblico? C'è qualcuno che vuole fare qualche breve domanda? Prego. Il rapporto del principe consorte con la moglie, la regina Elisabetta, e con le altre donne a lui vicine. Io so, anche leggendo il suo libro, che aveva un rapporto speciale con Anna, con la figlia, sì. In generale. No, beh, con Anna ha un rapporto molto stretto, in realtà da questo punto di vista non so se sia l'abituale complesso di Elettra o non so che cosa, so, però certamente è vero che il fallimento di Filippo come educatore nel rapporto con i figli è compensato dal forte successo con la figlia. Il rapporto tra Filippo e Anna è sempre stato molto stretto. Anche perché i due condividono uno spirito, uno humor da caserma, di cui peraltro Filippo ha dato proprio parlando della figlia a un certo punto una volta, e dice no, ad Anna, se non mangia fieno il nostro peggio non interessa, perché, chiedo scusa per le volgarità dell'espressione, ma è usato dal principe Filippo, perché come è noto Carlo Anna condivide con Filippo la passione dei cavalli, ed è effettivamente un'eccellente invece le donne sono state il punto del grande contendere tra Filippo e Carlo. Carlo innamorato della madre, qui c'è il complesso di Filippo, regolarissimo. Carlo attaccatissimo alla madre, a dispetto della presunta affettività di Elisabetta, del fatto che Elisabetta, certo, a me viene sempre un po' da ridere quando, diciamo, Elisabetta è la classica mamma inglese. Le mamme inglesi consentono che i loro bambini all'età di 9 anni vadano a boarding school dove vengono brutalizzati abitualmente. Corse mattutine alle 6 del mattino, in maglietta e calzoncini, docce gelate, camerate senza riscaldamento. Non lo scherzo, il nostro amico gallese, noi abbiamo un amico a Londra che ha sposato la nostra connazionale Gaia Servadio, che è una scrittrice. A casa di Gaia Servadio abbiamo sempre patito il freddo, finché una volta Yolanda ha preso coraggio, domani, senti Gaia, ma qua fa un freddo nuovo, insomma, si può accendere il riscaldamento, il caminetto, qualche cosa, insomma, un braciere, quello che ti parla. E il marito, che è il gallese, ha detto no scusa, hai ragione Yolanda, devi scusare, però sai, sono cresciuto, mi hanno allevato in una boarding school in un castello
gallese, dove, ma non era il suo, era un posto dove avevano organizzato questa scuola, dove ogni ragazzino alloggiava in quella che era la ex cella di un monaco, e non c'era riscaldamento. L'unico modo per riscaldarsi, ha raccontato, l'unico modo che avevamo per riscaldarci era quello, dalle 5 del pomeriggio alle 9 di sera, ora in cui ci rispedivano tutti nelle nostre cellette singole, di riunirci tutti in un'unica cella. Era il calore animale, cioè ci riscaldavamo come un greggio. Questo mi viene da ridere, perché io dico sempre che il mio primo gesto di ribellione adolescenziale è stato quando ho detto a mia madre a 13 anni che non avrei mai più indossato la maglietta della salute. Ma aveva ragione lei, visto che ce l'ho bronchite, no? Quindi avessi seguito i suoi consigli. Diciamo. Però alle mamme si stanno qua qui, cioè sono molto più. Detto questo, però, Elisabetta ha sempre avuto molta stima per il figlio, molto affetto, e ce l'ha ancora oggi. Ricambiato da Carlo, e Carlo ha mandato giù molto molto male i ripetuti tradimenti paterni, in particolare uno che è stato effettivamente assai inappropriato, cioè perché stando alle informazioni di corte, tra le innumerevoli conquiste del principe Filippo, bellissimo uomo, che non si conoscono però pubblicamente come tutte le altre perché, tale, eccetera. Perché il principe Filippo ha avuto la fortuna di essere giovane in quella che gli inglesi chiamano l'età della deferenza. Nessun giornale, nessuna televisione degli anni 50, 60, 70 si sarebbe mai permessa di frugare sotto le lenzuola. A partire dagli anni 80 la storia cambia, è uno dei grandi, anche delle grandi amarezze di Elisabetta, perché a partire da quegli anni in effetti lei si è sentita giudicata più per le storiacce d'amore dei figli, storiaccio, storiello, storione, che per quello che lei aveva fatto per il paese, quello che aveva concretamente realizzato per la sua nazione, più di quello del giudizio su Windsor. La luce succhiata di San Ferguson, i tradimenti di Diana, i tradimenti incrociati di Carlo, le storie, perché era in corso quella trasformazione in soap opera. Quindi il rapporto, comunque la cosa certa è che a Filippo le donne piacciono da morire, anche oggi che ha 97 anni, adesso magari un po' meno, però insomma vi posso assicurare che quando mi aveva 82 e incontrò per la prima volta mia moglie, che tutti quanti potete ammirare, non la mollava più, cioè, c'era un tradimento che non avrebbe dovuto portare avanti. Un tradimento francamente eccessivo, perché stando ai, diciamo, ai pettegolezzi di corte, una delle storie, che è stata anche una storia piuttosto lunga e molto complicata, è stata con la cugina della regina, la principessa Alexandra. Di solito uno tende magari in famiglia dovrebbe evitare, insomma, cioè possibilmente evitare. E questa è una cosa che urtò profondamente Carlo, e ci fu, secondo i racconti tramandati da testimoni direi attendibili, ci fu un terribile adulterio tra padre e figlio, dopo il quale per lungo tempo non si parlarono. E il rapporto tra i due è sempre un rapporto molto complicato e ispido, diciamo così. Ci sono altre domande? Prego. Vorrei chiedere una qualità della donna inglese alle quali la donna italiana può aspirare. Una qualità della donna inglese dove alla quale la donna italiana può aspirare, e viceversa, visto le culture completamente diverse. Cosa potremmo apprezzare? Forse potreste apprezzare il grado maggiore di self-confidence, di autofiducia che le inglesi. Direi che le donne inglesi, anche perché il processo di emancipazione è cominciato molto prima, con molta maggiore determinazione. Insomma, Sylvie Pankhurst è stata una
signore che sovranamente non incontrerete strada. Questo processo di emancipazione, che però è una cosa complicata, che non ha a che fare solamente con le qualità delle donne o delle protagoniste, no? La società inglese era una società molto più secolarizzata della nostra, cioè, pensate alla morale sessuale. Adesso io ogni volta quando sento qualcuno che polemizza con l'arretratezza morale, la morale sessuale musulmana, mi viene un attacco di irritazione cutanea, perché vorrei ricordare che in questo paese, l'ha ricordato Flavia fino a poco tempo fa, ma insomma il delitto d'onore è sopravvissuto fino al 1968, fino al 1972 la legge italiana puniva in modo diverso l'adulterio maschile e quello femminile. Per le donne c'era la galera, per gli uomini una multa, perché si sa, l'uomo è cacciatore, no? Allora, questo è un frutto, inutile che ce la raccontiamo. Io, grandissimo rispetto per la Chiesa Cattolica, per la fede cattolica, ma l'istituzione ecclesiastica in Italia è stato un fattore di arretratezza della nostra morale corrente e della nostra vita sociale, quindi la secolarizzazione. Guardi che la emancipazione femminile si accompagna alla secolarizzazione della società. C'è poco da fare. Più una società è secolare, più le donne sono libere ed emancipate, perché la secolarizzazione ha a che fare con il tema cruciale di ogni società, che è la riproduzione e il controllo sulla riproduzione. Chi controlla la riproduzione? Nelle società patriarcali tradizionali sono i maschi, attraverso il loro braccio secolare che è lo Stato e il braccio spirituale che è la Chiesa. Niente aborto, niente controllo delle nascite, cioè l'aborto è diventato reato con Napoleone in Francia. È diventato reato perché gli servivano i soldati per andare in guerra, quindi le donne non dovevano abortire, perché sennò lui non c'era più soldati. Adesso non è che sono favorevole all'aborto, ma ripeto, il controllo della sessualità è la chiave. Allora la secolarizzazione è qualcosa che favorisce la liberazione femminile, perché mette le donne in condizione di controllare il proprio corpo. Senza il controllo e il governo del proprio corpo non ci può essere. Da questo punto di vista le inglesi sono partite con un enorme vantaggio. Cioè, già negli anni 30 e 40 l'emancipazione sessuale in Inghilterra era un dato di fatto, era un dato acquisito. Naturalmente tutto questo ha avuto poi questo comportamento come prezzo. Io trovo ad esempio, mia moglie non è italiana, ma come se non fosse, c'è quell'elemento di dolcezza della donna mediterranea che secondo me se vuole l'elemento di maternità. E poi siccome tutti noi maschi siamo tutti voi dei gocolonza, a noi ci piacciono le donne che abbiano un istinto materno, che non ci costringano a mettere la maglietta della salute, ma che abbiano un po' di istinto materno, un po' di dolcezza, sì, questo ci piace. Direi che suggerirei, se possibile, alle donne, questo è un suggerimento per come dire, le donne italiane di avere maggiore fiducia in se stesse, maggiore determinazione, soprattutto sul fronte della conquista del lavoro. C'è poco da fare, se non si conquista questa parte di mondo che ancora è negata alle donne, l'emancipazione non fa passare, la liberazione non fa passare. E alle inglesi, a cui non mi permetto di suggerire niente per carità di Dio, ma a loro direi, se è possibile, di essere un po' meno, non solo alle inglesi, alle anglosassone, da questo punto di vista le americane sono molto peggio. Cioè c'è una tale sicurezza di sé, una tale confidenza di sé. Certe volte, come dire, il maschio si sente già un po' fuori luogo, cioè, ma forse che ci sto a fare? A che cosa serve? Secondo me questo è un po' sbagliato, cioè mi piacerebbe puntare una società un po' armoniosa, in cui Yin e Yang riuscissero a sposarsi senza sopraffazioni reciproche. Certo, in tutta la cultura angloamericana. E anche
da noi il mammismo, cioè la famiglia più dolce, ma che anche tende a tenere i propri figli, le femmine, soprattutto a tenere in... Oggi sta cambiando tutto con l'Erasmus, i ragazzi girano, ma prima in America a 18 anni i ragazzi per un anno andavano in giro, da noi no, restavano a casa, il posto si doveva trovare qui in casa, la casa vicino alla casa dei genitori, e tutta la struttura sociale è completamente diversa. Ancora domande? Prego. Se vuole il microfono, se vuole il microfono può avvicinarsi. Storicamente parlando, si è visto da quello che ricordavo in varie tra le nostre di Elisabetta, che si trova una decisione di governare l'Inghilterra. Adesso io mi chiedo, se un giorno io non volendo Elisabetta non ci fosse più, chi potrebbe prendere il posto di una così grande donna? Ha un potere, anche se non ha un potere di carbone abbastanza forte. Ma no, è vero che non ci sarà nessuno in grado di riempire quel ruolo. È chiaro che non c'è nessuno in grado di entrare, come si dice, nelle scarpe di Elisabetta. Certamente anche in futuro il ruolo principale in casa Windsor comunque sarà giocato da una donna, che sarà Kate. Perché William è un bravissimo ragazzo, ma più cresce e più manifesta una certa mancanza di carisma. Simpatica persona, eccetera, ma non ha, in qualche modo ricorda la madre, che, come dire, è la sua aureola di santità, che lo protegge nelle difficoltà del mondo attorno a lui, ma difficilmente sarà in grado, sarà il re, naturalmente, perché quelle sono le leggi della successione, quelle sono, come dire, inalterate e inalterabili, non è che le leggi della successione possano essere modificate. Potere vero all'interno della famiglia, chi prenderà le decisioni più di spicco, più di rilievo? La mia sensazione è che a farlo sarà un'altra donna, e l'unica che ha gli standard, le qualità per farlo, e l'unica è che è una donna intelligente, colta, moderna, in grado di manipolare i media, che è uno dei requisiti del mestiere oggi, cioè di essere in grado di manovrare i media in modo che non ti danneggiano, ma anzi di manovrare il tuo vantaggio. Direi che certamente lei è quella che ha i numeri maggiori, non per sostituire Elisabetta, la fine di Elisabetta, che non avverrà mai, anche perché credo che sarebbe un lutto per tutti noi, onestamente. Io penso che il giorno, però è allora dire, ma non è detto, perché io ho raccontato questa storia alle amiche di Gallipoli. L'antenato di Carlo, che deteneva il primato d'attesa prima che Carlo lo strappasse, era il futuro Edoardo VII, no? Era Bertie, il figlio della regina Vittoria, e infatti salì al trono a 60 anni nel 1901. Nel 1897 invece ci furono, e lui era l'organizzatore principale, i grandi festeggiamenti per i 60 anni di regno di Elisabetta, prima sovrana, a celebrare i 60 anni sul trono, quindi il giubileo, come si dice, di diamante. E alla fine di questi grandi festeggiamenti, con un enorme successo, l'arcivescovo di Canterbury avvicinò il principe di Galles, che all'epoca aveva 57 anni, ancora 56, e ancora aspettava ancora altri 4 anni prima di... E lo avvicinò e disse, beh, una cosa magnifica, meravigliosa, però colgo una nota di melanconia sul suo viso. E ebbe la malaugurata idea di sottolineare questa malattia. E Bertie, futuro Edoardo VII, gli rispose: io non ho niente, anzi, contro l'idea di un padre eterno. Mi terrorizza l'idea di una madre eterna, che è un rischio che, certo, secondo me corre anche Carlo. Questa è la verità. Però non c'è dubbio che il giorno in cui questo dovesse accadere, dico il giorno in cui dovesse accadere, perché onestamente uno guarda la regina, e io lo sempre, no, si è leggermente, leggermente,
di questo, c'è sempre una pelle meravigliosa che ogni volta ci chiediamo sempre se sia riempita di botulino o se è proprio una virtù. Sembrerebbe di no, onestamente sembrerebbe di no, cioè, è lucidissima, continua a trottare da una parte all'altra, Presidente, forse dopo tutto veramente una Highland è Bene, ci sono ancora domande? Prego. Buonasera. Scusi, la mia domanda riguardava il rapporto tra la regina e Diana. La regina e Diana. Sappiamo della regina che era una donna discreta e incontrabile. E in un discorso tenuto con il primo ministro Cotillo, disse che i sentimenti riguardanti la morte di Diana, i sentimenti sono un affare privato, vanno tenuti nella famiglia reale. Ecco, in realtà la regina ha odiato, ha amato, ha ammirato Diana o questa donna? La regina non ha odiato Diana, assolutamente no. Ha fatto quanto poteva per favorire un riavvicinamento tra Diana e Carlo e si è dovuta arrendere dopo che nell'estate del 93 Carlo ha detto: non se ne parla proprio, io a Camilla non intendo più rinunciare. Il rapporto con Diana era un rapporto difficile, ma perché erano due generazioni che non si potevano capire. Lei ha ricordato la frase della regina sui sentimenti, perché la regina appartiene alla generazione degli inglesi Stephen Perry, labbro superiore rigido che non piange, non trema e non piange, non piange e non tocca. I sentimenti rimangono una cosa inesprimibile e tenuta riservata. Diana era l'esatto contrario, ma non per una questione solamente di differenza di carattere. Erano due Inghilterre diverse. Ed è questa la scoperta che Elisabetta ha fatto nella morte di Diana. Ed è stata per lei una grande scoperta e una lezione politica, perché l'Inghilterra su cui lei pensava di regnare non esisteva più. L'Inghilterra ancora prigioniera della memoria dell'impero, quindi del complesso dell'uomo bianco, del colonizzatore che imperturbabile, quell'Inghilterra non c'era più. C'era un'Inghilterra che era nata negli anni 60, che aveva imparato a esprimere le sue emozioni, che le voleva esprimere liberamente, che voleva piangere. Cioè, si è trovata di fronte ai 6 giorni dell'interminabile funerale di Diana un paese che voleva piangere. E lei a questo non era preparata. Però ha capito, questo è una delle tante grandezze di Elisabetta, cioè la sua capacità di cogliere il momento politico. Ha capito nel momento in cui è tornata a Londra e è andata in televisione. Ed è bastato quel discorso a dissipare tutte le chiacchiere rivoluzionarie che si sentivano in giro, fine della monarchia e quant'altro. È andata in televisione e si è rivolta ai suoi dicendo: vi parlo come regina e soprattutto come nonna. Cioè, per la prima volta questa donna, che non aveva mai parlato alla nazione come madre, parlava di inglese come nonna, quindi chiedeva comprensione in nome dei sentimenti che fino ad allora aveva rifiutato. E questa è stata la lezione che ha cambiato la monarchia. La monarchia del dopo Diana non è la stessa di prima della morte di Diana, come l'Inghilterra non è la stessa, non perché Diana fosse una forza rivoluzionaria, ma perché la sua morte, il modo in cui è avvenuta e tutto ciò che ha circondato quella morte ha provocato un'ondata emotiva di quelle che capitano nella storia dei popoli forse due volte nell'arco di un secolo, una volta, ecco. E questo è successo con la morte di Diana, che è stata questa incredibile, inattesa rivoluzione dei sentimenti di cui Elisabetta ha dovuto prendere e a cui si è dovuta arrendere, fino alla resa conclusiva a cui abbiamo assistito nella cappella di San Giorgio il giorno del matrimonio tra Harry e Meghan. L'hai toccato perfino il predicatore nero. Grazie.
disponibile sul fondo vicino all'ingresso, credo che l'autore sia disponibile per una sessione di firme. Grazie alla FIDAP e grazie a tutti, e ripasso la parola alla Presidente Anna Maria Tunno per il suo saluto. Sì, io ringrazio anch'io tutta la FIDAP, assolutamente sì, per l'ottima conduzione e il dottor Antonio Caprarica che ci ha fatto vivere un'esperienza bellissima. Abbiamo vissuto un excursus proprio sul mondo femminile e di donne veramente che hanno cambiato la storia e continueranno anche a farlo. E vorrei solo sottolineare che proprio il nostro intento di FIDAP è proprio quello, noi abbiamo parlato, che è sottolineato proprio sostenere le donne, l'emancipazione delle donne, e questo è noi che facciamo come movimento di opinione, cioè quello di aiutare le donne a credere più in se stesse e diciamo ad avere più forza, coraggio, perché a volte anche siamo noi che molte donne si tirano indietro in determinate situazioni, rinunciano a tante cose anche nel mondo del lavoro, ed è questo che invece questo cambiamento culturale che noi diciamo proprio di facciamo. Io ringrazio tutti, adesso vorrei soltanto omaggiare poc'anzi. Per cui speriamo insomma